primo maggio. Che cosa rappresentate questa piazza ancora oggi nel 25esimo anniversario? Ma era un'Italia diversa quando sono arrivato la prima volta su questo palco. Qua ci sono dei ragazzi, molti di loro arrivano da lontano, arrivano dal sud, hanno preso un treno, hanno viaggiato tutta la notte. Chiaramente hanno voglia di divertirsi, ma forse hanno anche voglia che qualcuno dica loro che non sono soli. Li hanno traditi un po' tutti, no? La politica, i media, le istituzioni, sono stati abbandonati. Ecco, c'è qualcuno, e probabilmente quelli che suonano sono quelli che non li hanno traditi, c'è qualcuno che ha voglia di raccontare le loro storie e le loro vite.